Riscoprire le città, un podcast a cura della scuola di giornalismo Walter Tobagi. Un ex ospedale, un vecchio carcere, stadi da calcio, impianti sportivi, luoghi abbandonati e purtroppo mai riqualificati. Oggi parleremo proprio di questo, un viaggio attraverso l'Italia in quei luoghi abbandonati e dimenticati, in edifici purtroppo lasciati al completo degrado. Buongiorno a tutti da Mattia Camera e benvenuti al primo podcast della scuola di giornalismo Walter Tobagi. Ora lascerei la parola ai miei colleghi, cominciando da Francesco Casini, che ci parlerà dell'ex ospedale Carlo Forlanini di Roma, un luogo che probabilmente conoscerete già, un'ex eccellenza della medicina italiana, purtroppo ormai lasciata al completo degrado. Beh, vedere chiuso il Forlanini per me è proprio un grande dolore perché sono un medico e perché me lo ricordo quando era aperto, quando eravamo ancora ragazzi, non ancora laureati e stavamo all'ultimo anno, andavamo in aula magna a fare lezioni di chirurgia toracica. Si aveva proprio la sensazione di qualcosa di grande, di qualcosa veramente di costruito per le persone. Affacciata sulla via Portuense c'è una delle strutture abbandonate più grandi della capitale. È l'ospedale Carlo Forlanini, costruito negli anni 30 come fiore all'occhiello della lotta alla tubercolosi, abbandonato dal 2015. Costruito in un parco di 19 ettari, vantava più di 150.000 metri quadri di padiglioni, dedicati ai grandi luminari della medicina italiana di fine 800 e inizio 900. Addirittura ospitava un teatro da 800 posti e ben due chiese. Qui, negli anni 60, fu sperimentata una cura rivoluzionaria per la tubercolosi, la chemioprofilassi con isoniazide, una cura che fece scuola in tutto il mondo. Adesso il Forlanini versa nel degrado più totale. Nel 2016 un servizio fotogiornalistico di ANSA rivelava una struttura cadente, pericolosa. I corridoi occupati da attrezzature mediche dismesse, spazzatura, cavi esposti, vetri rotti e tante, tante persone che ne avevano fatto il loro rifugio. Nello stesso anno, Sara Bosco, ragazza di 16 anni di Santa Severa, viene ritrovata morta di overdose in uno dei padiglioni. Sì, la notizia ci ha sconvolti tutti ed ha, diciamo, portato alla luce quella che era la realtà del Forlanini che noi viviamo da anni perché appunto la sera io essendo appunto una ragazza ho difficoltà a girare da sola perché si vede gente non diciamo sobria, appunto si incontrano persone che urlano, gridano. Noi Monteverdini ci abbiamo fatto i conti ormai da decenni sul fatto che il Forlanini rappresenta una delle zone franche del nostro quartiere. Diciamo che oltre il rammarico per uno degli ospedali più grandi d'Europa, probabilmente all'inaugurazione era addirittura il più grande al mondo, abbandonato o comunque utilizzato in minima parte, c'è anche il fatto che ad oggi rappresenta una delle strade di Monteverde in cui la gente deve aver paura a passare. Della riqualificazione del Forlanini si parla dal giorno della chiusura. Recentemente Zingaretti ha detto che lo vorrebbe sede dell'Agenzia Europea sulla Ricerca Biomedica. Qualche settimana fa, invece, Raggi, che si è recata a visitarlo, ha detto che era sua intenzione riqualificarlo come ospedale Covid. Ma a Monteverde ci credono poco. Io sinceramente stento a crederci, perché comunque è un posto molto grande e difficile da riqualificare, quindi ormai qui a Monteverde abbiamo smesso di crederci. E noi romani, poveri fregnoni che ci crediamo pure. Cari romani, purtroppo vi accorgerete che non siete gli unici fregnoni che sperano nell'intervento delle istituzioni, ma lo vedremo sicuramente più avanti con gli altri pezzi. Ora facciamo un grande balzo verso nord e ci spostiamo a Venezia, dove Giulia Cescon si è occupata del centro civico Zitelle, che ormai di civico ha veramente poco. Venezia, siamo nel CZ95, ovvero nel centro Zitelle che si trova al numero 95 dell'Isola della Giudecca. È un centro civico, un luogo pubblico e a libero accesso, nato negli anni 80 e animato da associazioni e gruppi informali di volontari. Costruito, poi abbandonato per mancanza di fondi, rinasce agli inizi degli anni 2000 grazie ai finanziamenti del progetto Urban Italia promosso dalla Commissione Europea. Ci sono gli incontri di arteterapia, i burattini di nonno Ubaldo e le merende tra bimbi tutti insieme.
E rigorosamente ogni martedì ci si ritrova nella sala polivalente per guardare un film d'autore. Prosegue così fino al 2014, poi i problemi economici tornano e oggi, nel CZ95, non esiste nemmeno più un numero da chiamare. Quando i finanziamenti del progetto Urban sono terminati, è cambiata la cooperativa che gestiva il centro e i finanziamenti venivano dal comune, dalla municipalità e sono andati via via esaurendosi anche quelli. Poi le municipalità a Venezia hanno perso le deleghe, per cui non avevano neanche più l'opportunità di finanziare i progetti. È Irene Bedin del Circolo Arci Luigi Nono, una delle associazioni che utilizza, o meglio, che utilizzava gli spazi del centro Zitelle. Ha unito le forze con altre associazioni della Giudecca e insieme hanno vinto i fondi del progetto Tutta mia la città per la rigenerazione urbana delle aree periferiche di Venezia. Nel 2021, coronavirus permettendo, ci sarà un nuovo palinsesto di eventi. Ci saranno laboratori fotografici, ciascuno di 3 incontri, che diventeranno poi una mostra fotografica. Finalmente quel brutto Moro Grigio sarà colorato dai murales dei bambini e finalmente tornerà al cinema d'autore, che fino al 2014 aveva tanto successo. Di fronte al rischio che la storia si ripeta, che di nuovo i fondi per portare avanti le attività si esauriscano, Anna Paola Passarini, sempre del Circolo Arci Luigi Nono, spiega la strategia. L'obiettivo principe di questo intervento è proprio, come dire, accendere un faro non solo per le istituzioni ma anche per i cittadini stessi, di modo che abbiano la consapevolezza di quello che possono fare, possono richiedere e possono appunto compartecipare a creare insieme. Forse finalmente, dopo la costruzione dell'edificio 40 anni fa, si riuscirà a costruire anche l'aggettivo civico, fatto di relazioni continuamente attivate e alimentate. Continuiamo il nostro viaggio su e giù per l'Italia e ritorniamo nella capitale. Il nostro collega romano e romanista Francesco Betrò si è occupato delle ex officine RSI, uno spazio gigantesco, enorme, che dopo più di 100 anni di attività resta purtroppo inutilizzato. Diciamo, dopo una prima fase nella sua forma compiuta, era fatto di vari pezzi, le maestranze artigiane, diciamo, tutto il giro delle officine artigiane, c'erano i reparti. I reparti sono stati convertiti nelle botteghe artigiane. Dal 2012 fino al 2019 Officine Zero è stato questo, ma anche riorganizzazione sindacale dal basso, eventi, musica dal vivo e attività per bambini. Poi è finito tutto. Oltre 20.000 metri quadrati a un passo dalla stazione Tiburtina. Le ex RSI di Casalbertone sono uno spazio immenso, dove per più di un secolo si è svolta la manutenzione dei vagoni ferroviari. Tra il 2011 e il 2012 il fallimento, e i lavoratori messi in cassa integrazione che decidono di occupare lo spazio. Ma lo spazio è in mano ai privati, e il curatore fallimentare lo mette all'asta. Tra i possibili acquirenti, BNL, che comincia la trattativa con Officine Zero. E la scelta che dovevamo fare era se noi volevamo essere una realtà ancora di lavoro oppure Ci dice Alessandro Splendori. Quindi la proposta loro è di darci una buona uscita, cioè di dire uscite da lì e noi vi diamo dei soldi che non ci restituite, non ci restituite. La trattativa per Officine Zero si conclude positivamente. Gli occupanti lasciano le ex RSI. Viene trovato un nuovo spazio dove stare. Alle officine ex RSI, però, i lavori non sono ancora iniziati e le cose sono ferme da un anno e mezzo. Loro dovrebbero ricostruire solo lo stesso volume che c'è già attualmente e più o meno nelle stesse forme. La responsabilità di quello che succede là dentro, se è altro da quello che si è sempre detto, è di chi è titolare del potere di decidere se quelli quella cosa la potranno fare o meno. Sulle ex officine RSI rimane incertezza. Su uno spazio restituito ai cittadini si chiude l'ennesima porta. Rimaniamo a Roma e restiamo in tema di porte, però quelle da calcio. Andrea Lucia ci parlerà del calcio e del campo dove Francesco Totti ha dato i suoi primi calci al pallone. Non so se ho reso bene l'idea, il Pupone ha incominciato ad allenare il suo cucchiaio proprio su questo campo, che però purtroppo ora non esiste più. Esistevano una squadra e il suo campo, adesso è rimasta solo la squadra. Siamo a Roma, tra i ruderi secolari di Villa Gordiani,
in una delle poche aree verdi del quadrante più cementificato a est della capitale. In questa cornice mozzafiato sorgeva un campo di calcio, da oltre 50 anni, un luogo aperto e di aggregazione sociale. Dal fallimento della precedente società sportiva che lo gestiva, anche il campo è rimasto abbandonato. Da qui è nata l'idea di alcuni ragazzi del quartiere di fondare 3 anni fa la Borgata Gordiani, una squadra di calcio popolare. Un progetto portato avanti con passione e attività autofinanziate. Riportiamo il calcio a Villa Gordiani, è stato il credo della neonata società che ha scelto di affiancare un percorso sportivo a quello per la rivalorizzazione del campo. Poi la svolta nell'estate del 2019. L'amministrazione del quinto municipio decide di smantellarlo una volta per tutte, con la motivazione del tetto degli spogliatoi in Eternit e un vincolo archeologico presente nell'area. Nicola è uno dei membri storici della Borgata Gordiani e ci racconta la sua. Dal punto di vista nostro, di altre associazioni di questo quartiere, c'erano tanti progetti rispetto a questo campo che prevedevano chiaramente lo smaltimento e la bonifica dell'amianto e il mantenimento del campo per far vivere questo campo dal punto di vista della gestione pubblica. Cioè, noi avevamo proposto insieme ad altre realtà di questo quartiere quella che era uno spazio polifunzionale, diciamo, che quindi prevedesse la possibilità di accesso allo sport per i più piccoli a costo zero e la possibilità di allenarsi per le squadre di calcio di questo quartiere a costo zero, insomma, e poi una serie di centri polifunzionali come deve essere una piccola biblioteca, un'aula studio, queste cose qui all'interno del campo sportivo, diciamo, per rendere quello che era uno spazio abbandonato uno spazio pubblico attraversabile dalla cittadinanza. Tutto questo sono progetti presentati al Consiglio Municipale, il Consiglio Municipale non li ha primamente presi in considerazione. La battaglia dei cittadini per evitare la chiusura non è quindi servita e sulla vicenda è calato il sipario, almeno fino all'uscita del recente film su Francesco Totti, che in un frame viene immortalato proprio in quel campo a battere uno dei suoi primi rigori. Da lì è nata l'idea della Borgata Gordiani di scrivergli per tornare a fare luce su una storia dimenticata, proprio come il campo. Questa era la nostra volontà, diciamo, cioè noi, il nostro sogno quando abbiamo iniziato il percorso e poi quando abbiamo fatto la squadra era che un giorno su questo campo la squadra si allenava e ci si giocava e che su questo campo si potevano costruire, adesso non voglio fare troppo il romantico, però alla fine quando sei bambino e inizi a giocare a pallone costruisci un po' quello che è un sogno, no? La speranza e il sogno di andare a di diventare Totti, per l'appunto, cioè che era uno dei tanti ragazzini che ha giocato su quel campo. Nell'estate del 2019, subito dopo la demolizione, una commissione capitolina presieduta da Angelo Diario aveva individuato un'area dove poter ricostruire il campo, ma alle promesse non sono mai seguiti i fatti. Beh, questo è un quartiere che è vero che è popolare, ha un sacco di problemi, ma anche un sacco di risorse da questo punto di vista. Quindi siamo disponibili a dialogare, a parlare con tutti, a proporre i nostri progetti, però vogliamo che ci sia attenzione vera, insomma, e un percorso concreto, perché altrimenti stiamo parlando così di aria fritta in qualche modo. Ora è il turno di Samuele da Milano, che ci parlerà dell'ennesimo luogo abbandonato della città eterna, il gazzometro nel quartiere di Ostiense, del quale ormai resta solo lo scheletro metallico. Lo sapete, la zona quella attorno al gazzometro è una zona fortemente degradata, in stato di abbandono, soprattutto per disinteresse pubblico e privata. In particolar modo Italgas, Acea, proprietaria di quei terreni, non ha mai mosso chissà quale passo per una rifunzionalizzazione di quegli spazi, né il comune ha portato avanti chissà quali iniziative. Alfredo Ratto, romano, classe 95, ha lanciato un'iniziativa, Progetti per Roma, in cui ha provato a immaginare una riqualificazione dell'area, caratterizzata da punti di aggregazione, servizi pubblici e spazi collettivi. Il progetto però deve ripartire dalla conservazione del gazzometro, anzi dei gazzometri, perché il gazzometro deve aspirare a quello che può veramente, ovvero essere e diventare il terzo Colosseo di Roma. Il gazzometro, con i suoi quasi 100 metri di altezza, il più grande d'Europa, si trova a Roma, nel quartiere di Ostiense, quadrante sud della capitale. Qui case residenziali contrastano con l'ex porto fluviale, le moderne sedi dell'Università di Roma 3 si amalgamano a palazzi diroccati di vecchia data. Negli ultimi anni sono avvenuti grandi cambiamenti. Luca Montuori è assessore all'urbanistica di Roma e insegna architettura presso l'Università di Roma 3. È
problema del gasometro nasce ovviamente dal momento in cui si cominciano a dismettere tutta una serie di aree, cominciano diciamo a svuotare quel quadrante di Roma dalle attività industriali e si comincia a porre il problema della sua riconversione. Originariamente lì ci doveva essere un progetto di una città della scienza che non è mai andato avanti perché c'è un problema nell'area del gasometro, che è quello della bonifica dei terreni che sono inquinati da, in maniera diciamo importante fino a una certa profondità, e poi non ci sono più stati effettivamente dei progetti realistici da parte poi dei proprietari, che è appunto Italgas. Ma dunque sul suo tavolo non è mai arrivato niente? Tavolo non è mai arrivato nessun progetto concreto. Il mancato confronto tra i proprietari dell'area e il comune, l'assenza di iniziativa politica e di proposte da parte dei privati. A riguardo si esprime anche Pietro Forti, responsabile per le inchieste editoriali della rivista Scomodo. Io personalmente sono convinto che ci sia una mancanza di volontà politica anche di riqualificare quello spazio, che è in un luogo pregiato di fatto come da una ventina d'anni almeno il quartiere Ostiense. Quella della rigenerazione urbana a livello pubblico non è percepita come un'urgenza da nessuna istituzione. Dal Lazio torniamo ora in Veneto, adesso però a Verona, dove a pochi passi dal centro sorge l'ex carcere della città, il Campone, o il Campon, come direbbe il mio collega Filippo Enrico Verzé, che si è occupato e ci parlerà del prossimo pezzo. A due passi dal centro di Verona c'è un edificio che non passa inosservato. Fino al 1995 è stato il carcere principale della città, prima che la sede penitenziaria si trasferisse altrove, nel comune di Montorio. Da allora il complesso, grande più di 15.000 metri quadri, è un monumento all'incuria e al degrado. L'ex carcere di Verona, il Campone, è uno dei tanti edifici abbandonati e come tale si trasforma in oltre 20 anni di abbandono si fa notare per gli intonaci ormai sbriciolati e la fitta vegetazione che lo sta soffocando. Questi servizi di TGR dell'Arena sono emblematici. L'ex carcere era direttamente collegato alla sede del Tribunale Civile, ancora oggi attivo e ben tenuto. Nel cortile interno, un tempo luogo di svago per detenuti, ora c'è un parcheggio. Numerose barriere di metallo circondano il perimetro dell'edificio per impedirne l'accesso. Sono stati gli austriaci a costruirlo, a metà 800. Si chiamava Caserma del Campone. Da allora i locali lo chiamano El Campon. Nell'ex carcere di Verona non sono mancati i detenuti di un certo peso. Da qui sono passati i terroristi delle Brigate Rosse, che nell'82 hanno sequestrato il generale nato James Dozier. Ma non solo, come ricorda il giornalista veronese Stefano Rasulo. Nel carcere di Verona finirono appunto i terroristi di quel sequestro, ma prima ancora parliamo di tutte le prime operazioni della droga, quando Verona era un po' la Bangkok d'Italia, quindi al Campone finirono proprio i primi grandi spacciatori, parliamo degli anni 80, ma poi è anche il fine corsa che può essere ricordato, perché il Campone di fatto chiude nel 95, si passa al carcere di Montorio, e quegli anni lì sono gli anni e la coda di Tangentopoli, perché si ricorda molto la Tangentopoli milanese, si ricorda molto meno la Tangentopoli veronese. In realtà i filoni di inchiesta di Milano poi arrivarono a Verona e a Venezia, e proprio al Campone finirono non soltanto i politici ma anche gli imprenditori. Dal 2007 l'ex carcere è di proprietà delle imprese di De Santoni, dopo un breve tira e molla con la Regione Veneto, la provincia e il comune di Verona, che lì volevano stabilire una nuova sede della Corte d'Appello. Si parlava di una cittadella della giustizia, data la vicinanza con il tribunale. Alla fine non se ne fece nulla. Questa è una storia però completamente diversa dalle altre, perché siamo vicinissimi al centro storico e siamo vicini anche ad altre riqualificazioni, quindi davvero non si capisce come mai nessun privato abbia avuto né l'idea né la forza di una progettazione importante. Ma qualcosa finalmente si sta muovendo anche per l'ex carcere di Verona, come conferma Ilaria Segala, assessora all'urbanistica. Abbiamo fatto partire un bando sulle aree dismesse, proprio un bando per una variante urbanistica, quindi c'era una manifestazione da fare su chi ha aree dismesse
per proporre una riconversione, no? E effettivamente comunque quel posto lì è da lungo tempo dismesso, è una caserma simile a quella del tribunale, proprio come tipologia, e tra l'altro il comune ha una parte di proprietà. Attualmente si potrebbero fare uffici, negozi a piano terra, e vediamo qual è la loro proposta. Proseguiamo con il nostro sali e scendi e ci spostiamo a Foligno, dove un ex zuccherificio sarebbe potuto diventare addirittura sede dell'International Space University. Ci parla di questo Alessandra Tommasi. A Foligno, uno dei simboli della città è l'ex zuccherificio, da 40 anni un'area dismessa. Vecchi fabbricati, una villetta in stile Liberty e un paio di ciminiere, un tempo il cuore pulsante della realtà industriale di Foligno. Siamo tra il centro città e la primissima periferia. Al lato il fiume Topino e appena dietro le mura. Lo stabilimento nasce nel 1899 come zuccherificio italo-belga e resta attivo fino ai primi anni Ottanta. Poi fallisce e comincia lo stato d'abbandono. In 40 anni è cambiato poco, quasi niente. Lo stabilimento in rovina è diventato una presenza costante, quasi scomoda per il territorio folignate. Non che non ci siano stati progetti, dalla bonifica e un possibile acquisto da parte del comune fino ai diversi piani urbanistici di riqualificazione. Tra i progetti, la Gazzetta di Foligno ha ricordato in un articolo quello ambizioso degli anni 90, di cui in città si sa poco o niente. Portare l'International Space University nell'area dell'ex zuccherificio. Alla fine, il terreno è stato comprato da un privato. Un passo indietro. Una parte dell'area deve avere un uso pubblico. Dal 2012 si comincia a parlare di Parco delle Scienze e delle Arti, che viene poi trasformato in Vision, lo sguardo dell'uomo sulla natura. Un progetto innovativo che unisce musei e laboratori e che diventa il sogno del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, il professor Mingarelli. Si è pensato a imperniare la mission del progetto Vision sul metodo scientifico. Solo un museo al mondo ha per mission questo, che è il Museo di Singapore. Quindi avremo noi un unicum. C'è una riutilizzazione di alcuni edifici e costruzioni, come la villetta Liberty, per destinarla a sede delle informazioni e delle esperienze sul cervello, la ciminiera, che viene utilizzata, sarebbe nell'ipotesi utilizzata come torre solare. Poi c'è la distribuzione delle varie attività previste nei quattro settori, cioè nei piani cui si articola l'edificio. Anche questo progetto sembra saltato. Gli accordi tra comune e privati sono scaduti. Eppure, secondo il direttore, c'è ancora una speranza, il Recovery Fund. Però io devo far passare l'idea che è possibile. Credo che per Foligno questa sia un'occasione. Le istituzioni, in primo luogo il comune, ma anche la regione, devono far presente al Ministero, al governo italiano, questa possibilità, che collegherebbe Foligno non solo al centro Italia, ma a tutti i più grandi centri e città italiane. Nessuno oggi può garantire nulla se non facciamo qualcosa per il futuro noi. Però noi abbiamo un'esperienza, che è la festa di scienza e di filosofia, che noi abbiamo fatto partire quasi così, non dico per scherzo, ma per provarci. Siamo arrivati a 35.000 visitatori, siamo una piccola città, pensiamo che cosa significa una struttura con 33 giovani. Secondo me non approfittare di questa situazione di 209 miliardi sarebbe un grande errore. E ora ritorniamo, e vi prometto che è l'ultima volta, ve lo giuro, nella capitale, a Roma, e parliamo ancora una volta di calcio. A parte gli scherzi, sono sicuro che questo è un argomento che interesserà a molti, perché Virginia Gigliotti e Simone Cesarei ci parleranno dello Stadio Flaminio, un celebre stadio della capitale, cornice di molte partite della nazionale di rugby, fra le altre cose. Tutt'oggi il Flaminio rimane inutilizzato da tempo e il degrado è arrivato a livelli tali, soprattutto al picco nel 2018, quando al suo interno è stato trovato il corpo di un uomo senza tetto morto proprio all'interno dello stadio. Allo Stadio Flaminio ho visto la mia prima partita, Lazio-Lani Rossi-Vicenza, giocava Paolo Rossi. Cosa ha rappresentato per lei lo Stadio Flaminio? Beh, io sono nato qui, quindi sempre ci ho giocato da ragazzino, fuori, l'ho visto dentro, ci ho viste le partite, tutto. Dentro c'erano sia la palestra della scherma, sì, infatti mio figlio ha fatto i primi anni, ha fatto scherma lì,
E poi c'era anche una piscina, qualcosa, comunque era attrezzato sotto. Quando abbiamo acquistato il bar ha rappresentato un'ulteriore entrata, ma molto sostanziosa, per quanto riguarda tutti quanti. A livello architettonico è un'opera bellissima, che nessuno mai considera, però insomma, a quella la parte delle curve sono, se voi le guardate attraverso Corso Francia, vedete che c'è un'ellissi particolare. Cioè, è stata progettata un'opera molto bella. Ricordo che l'ultima partita di rugby che ho visto avevano appena costruito un ulteriore anello. Me lo ricordo benissimo. Lo stadio che era una bomboniera, quello che si sentiva tutto, qualsiasi cosa, i giocatori che strillavano, il pallone calciato, un sacco di cose positive che non vedeva Olimpico in altri stadi, solo quelli da calcio proprio. Quindi qual è la sensazione che uno provava quando entrava al Flaminio? È molto più bello. Più bello dell'Olimpico? Sì, un'altra cosa proprio. Senti quando calciano il pallone, senti il tum, cioè senti delle cose che sono differenti. Una notizia shock arriva dal centro di Roma, dove un uomo è stato trovato deceduto all'interno dello stadio Flaminio, impianto ormai abbandonato da diversi anni. Secondo lei cosa è andato storto? Perché uno stadio del genere è rimasto così? Perché il contorno voleva mangiare soldi. Le solite storie dei soldi che ci stanno per fare sta cosa, per mettere a posto quell'altro, perché andava rinnovato, perché se tu scendi le scale del Flaminio è come se scendi le scale di un palazzo, di sicurezza zero. Per me non c'era interesse a mantenerlo, non c'è interesse economico, evidentemente ci sono troppi soldi da mettere. Che si lamentava perché prima facevano dei concerti, poi l'hanno fatto smettere perché faceva rumore. Poi ci sono venuti i testimoni di Geova e l'hanno fatti smettere perché non era la loro religione. Poi è venuto il rugby, poi non era la capienza buona, ottimale, allora hanno fatto le impalcature, però le impalcature erano pericolose. Un degrado molto forte. Ha smesso di fare rugby oppure calcio, è stata una disgrazia per tutti, il quartiere, per tutto il quartiere. Forse dovrebbe intervenire il CONI? Punto di domanda. Rimaniamo in tema di sport e proseguiamo con il pezzo preparato da Rodolfo Fabri e Daniele Cassaghi, che hanno trattato e si sono occupati del centro sportivo nel quartiere Edil Nord di Brugherio, il quartiere residenziale costruito niente meno che dal Cavaliere, da Silvio Berlusconi. Buongiorno, salve. Lei abita qui, giusto? Esatto. Per caso si ricorda da quanto tempo è chiuso questo centro sportivo alle mie spalle? Penso almeno dal 94-95, almeno. E l'ha mai visto aperto? Mai. Proprio mai? Mai, da che mi ricordo. I miei genitori si sono trasferiti qua dal 94 e viviamo qua da appunto quell'anno, quindi non mi ricordo di averlo mai visto aperto. Lo Sporting era la ciliegina sulla torta del quartiere Edilnord. Costruito dall'allora imprenditore edile Silvio Berlusconi nel 1966, Edilnord era stato pensato come un elegante quartiere residenziale per milanesi che decidevano di lasciare la città. Era concepito come quasi completamente autosufficiente. Oggi la concorrenza dei vicini centri commerciali ha determinato la chiusura di molti negozi e anche il centro sportivo è ormai chiuso dai primi anni Ottanta. Ne abbiamo parlato con Francesca Feraudi, residente a Edilnord sin dal 1966. Com'è cambiata la vita a Edilnord in questi anni? Beh, è cambiata molto perché prima l'Edilnord era abbastanza una realtà chiusa, a sé stante, e anche i collegamenti fisici con Brugherio non esistevano. E quindi è cambiata sicuramente, si è molto aperta al comune, mentre prima era molto più isolata e anche come frequentazione era molto più chiusa in se stessa, mentre poi si è più aperta al territorio. Perché lo Sporting ha chiuso? È stato prevalere di gruppi che avevano interessi a seguire una cosa piuttosto che un'altra, per cui tipicamente era il tennis e il bridge e i ragazzi rompevano le scatole. E allora se i ragazzi non possono fare, non possono entrare, non possono dire, e allora perché uno deve iscrivere la famiglia o anche solo i ragazzi pagando delle quote che erano considerevoli quando poi non era di fatto consentita nessuna attività? Il bollino dell'adulto voleva più del bollino del ragazzo alla fine della prenotazione dei campi. E la sala dove si poteva giocare a carte, eccetera, è stata monopolizzata dai giocatori di bridge, per cui i ragazzi non potevano neanche più entrare perché davano fastidio. Le proposte di riqualificazione ci sono state, specialmente nei vari periodi elettorali, ma sono inesorabilmente cadute nel vuoto.
l'ultima in ordine di tempo, quella annunciata da Berlusconi alla festa per i 50 anni di Edil nel 2016. Allora, da domani io mi interesserò del vostro sporting e se non ci sono proibizioni amministrative da parte del comune, vi prometto che riapriremo lo sporting. Ringraziamo noi Brugherio per l'audio. L'interessamento c'è stato, ma la proposta di Berlusconi è stata rigettata dal comune di Brugherio, perché è troppo onerosa. I cittadini sperano che l'area venga in qualche modo riqualificata, non necessariamente come centro sportivo. Basterebbe, come ci ha detto amaramente Francesca, che gli unici frequentatori dell'area non rimanessero i topi. Spostiamoci a Senigallia, dove Alessio Di Sauro, sulle note drammatiche dei Carmina Burana, ci parlerà di Palazzo Gherardi, un ex liceo umanistico che nel tempo ha ricevuto molte proposte di riqualificazione che purtroppo non sono mai andate in porto. Sai, mi rendo conto solo oggi che aver studiato in quegli ambienti solenni, un po' scuri, di liceo classico a Palazzo Gherardi, un trisi di storia, è stato sicuramente un privilegio, direi anche uno stimolo un po' inconscio ad amare la cultura. Ma insomma, già entrare da quel portale lì con lo scalone monumentale dove sentivamo la voce di noi ragazzi rimbombare ci metteva soggezione, ma ci dava anche un po' la sensazione di un posto speciale, anche di essere magari un po' speciali noi, no? Cari amici, siamo nelle Marche, a Senigallia, piccolo gioiellino in provincia di Ancona. Senigallia è città ricca di cultura, divertimento, storia. Ecco, parliamo di storia. Qui in pieno centro c'è un posto, si chiama Palazzo Gherardi, che rappresenta il simbolo un po' di tutti i senigallesi. Il palazzo era di un conte, Adolfo Gherardi, piuttosto singolare. Pensate infatti che alla sua morte, nella seconda metà dell'Ottocento, lo donò in eredità al comune perché ne facesse un luogo di istruzione solo dedicato alle discipline umanistiche. Strano, vero? Dopo essere stato il principale albergo cittadino, Palazzo Gherardi ha ospitato per oltre 60 anni la sede del liceo classico Perticari. Poi, dopo il terremoto del 1997 che lo ha reso inagibile, il nulla. L'abbandono e l'incuria più totale. Sono qui con Tiziano Sorrentino, giovane candidato alle ultime amministrative. Ciao Tiziano, ciao. Ma facci capire meglio, solo le discipline umanistiche. Si vede che al conte non gli piacevano le scienze. Senti, ma cosa rappresenta Palazzo Gherardi specialmente per un giovane? Un'occasione mancata, perché se ne sarebbero potute fare tante cose a livello di formazione, di aggregazione sociale, giovanile. Noi ci auspichiamo che non sia una seconda rotonda mare, ovvero una cattedrale del deserto che ha raccolto tanti investimenti senza nessuno scopo strategico e che non ridà poi un ritorno sociale al territorio. Questo è il parere di un giovane, ma andiamo ora a sentire Fabrizio Marcantonio, a lungo consigliere comunale e sindaco di Senigallia dal 1998 al 1999 e membro storico del direttivo senigalliese del Fondo per l'Ambiente Italiano. Le nostre proposte sono quelle di farlo, ovviamente, non soltanto di restaurarlo e lasciarlo deserto, ma quelle di farlo diventare il museo della città, soprattutto il museo dedicato alla figura e all'opera di Mario Giacomelli, che voglio dire è un personaggio di fama mondiale e che in questo momento non ha un luogo degno di questo nome per dove possono essere esposte le sue opere. Tante opere di Mario Giacomelli, tante foto di Mario Giacomelli sono rinchiuse in dei cassetti e quindi forse è necessario invece dare un luogo espositivo, ma soprattutto farne un luogo, anche un centro studi sulla fotografia marchigiana e soprattutto sulla scuola senigallese, che è stata molto importante, e quindi dare una valorizzazione a questa figura molto importante sul piano della fotografia mondiale. Io penso comunque, da quello che abbiamo visto fino adesso, soprattutto dalla raccolta di firme che abbiamo fatto, che la città è molto sensibile su questo. Infine, Eleonora Panzeri e Maria Teresa Gasbarrone ci parleranno della Fondazione Riusiamo l'Italia, una fondazione che si prende proprio l'impegno di non lasciar morire questi luoghi abbandonati che, come quelli di cui hanno parlato i miei colleghi, hanno grandissime potenzialità tutt'oggi non sfruttate. Sono così tanti i luoghi abbandonati sul territorio nazionale che se si iniziasse a riqualificarli su larga scala, questa potrebbe diventare la colonna sonora del nostro paese. La Fondazione Riusiamo l'Italia di Giovanni Campagnoli e Roberto Tognetti vuole fare proprio questo, promuovere la rigenerazione urbana. Secondo l'Istat, infatti, sono oltre 750.000 le strutture in condizioni di abbandono
mentre il centro studi Casa Ambiente e Territorio parla di oltre 2 milioni di edifici. Ma allora perché è così faticoso realizzare questo tipo di progetti? Lo abbiamo chiesto direttamente ai due fondatori. L'ostacolo più grande nel nostro paese è la burocrazia, cioè sono, se noi dovessimo fare oggi prendere uno spazio e farci un luogo in cui si può incontrarsi, mangiare, bere e ascoltare musica dal vivo, penso che dovremmo produrre, insomma, diciamo, 13 permessi rilasciati da 13 enti diversi, cioè quando in Spagna ne basta uno. Allora cosa succede? Che se un ragazzo ha voglia di fare una cosa del genere, prova a farlo in Italia, ma se gli ostacoli burocratici sono enormi, i tempi si allungano, con 50 euro prende, va e lo fa lì. 50.000 persone l'anno che se ne vanno e che dall'anno scorso vanno via portandosi dietro anche la loro famiglia di origine o la famiglia che si sono formati, per cui l'idea è che sia anche una scelta di irreversibile. Ma se per Campagnoli uno dei problemi è la burocrazia, Tognetti si concentra su un altro aspetto tutt'altro che marginale, il fatto che spesso l'opinione pubblica viene poco informata sulle potenzialità inespresse di quei luoghi all'apparenza inutilizzabili e talvolta dimenticati. Stanno succedendo questa cosa, che sta producendo dei risultati anche a livello, se vogliamo, legislativo, anche a livello normativo, ci sono dei segnali, ci sono. Però comunque la finalità è ancora troppo poco. Pensiamo ai grandi media, no? Pensiamo alla TV, pensiamo al cinema, pensiamo appunto a questi strumenti. Ecco, una narrazione del riuso non esiste. Su questi temi, insomma, di attenzione ce n'è molta, però è di tipo settoriale. Ecco, invece non c'è una dimensione pop, una narrazione pop di questa metodica, di questa prassi, che avrebbe un audience straordinario, perché è sicuramente una cosa che piacerebbe anche alla zia Maria, insomma, no? I vantaggi sarebbero tantissimi, non solo per le tasche dei possibili investitori e di giovani intraprendenti, ma anche per il pianeta. Forse sostenere l'iniziativa dei singoli cittadini con politiche statali più incisive ed efficaci a favore di queste pratiche potrebbe fare davvero la differenza. Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio lungo l'Italia. Sicuramente non è stato un viaggio piacevole, perché obiettivamente ha messo in luce ancora una volta uno dei grandi problemi del nostro paese, che è quello di non sfruttare le grandi potenzialità che avremmo a disposizione. Il lavoro da fare è tantissimo e speriamo non passi ancora troppo tempo. Io vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato la nostra trasmissione e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Riscoprire le città, un podcast a cura della scuola di giornalismo Walter Tobagi.